Si chiama Storia di un chirurgo plastico di periferia ed è un libro scritto da Daniele Spirito, lidense di Ostia Lido, chirurgo plastico di professione. È stato presentato a Roma davanti a un pubblico attento, guidato dalla giornalista Paola Zanoni, che ha condotto la serata con gli interventi autorevoli di Daniele Rotondo di Rai 2. Una serata piacevole in cui il dottor Spirito si è raccontato. Sono contento adesso guardandomi dietro che è stato un percorso tutto in salita, però bello. Cosa mette in evidenza in questo racconto? Che finalmente forse c'è anche un pochino di meritocrazia in Italia, non è vero che siamo avanti soltanto per raccomandazione, o meglio è vero, però ci sono delle eccezioni, insomma. Via. Il libro è sia biografico che di narrativa sia di saggistica. Non è un libro che parli soltanto della mia professione, parla di meccanica quantistica, di evoluzione, di tante cose che sono le mie passioni. Quindi si può attingere da diversi fronti, ecco. Io spero veramente che, sono convinto che quando uno acquista un libro, anche se trova poco, vale la pena acquistarlo. Io sono un bibliofilo, compro tutto e devo dire, anche se un libro mi dà un concetto, un qualcosa, mi fa pensare, per me vale la pena. Il ricco parterre, composto da relatori illustri, ha partecipato a un dialogo con l'autore molto profondo. Beh, diciamo il libro è molto interessante sotto molti aspetti, sull'aspetto umano, sull'aspetto del medico e anche diciamo, sull'aspetto sociale. Sull'aspetto diciamo, proprio umano, professionale, è una persona, ecco, l'autore che si è fatto strada da solo e affrontando molte difficoltà e riuscendo, diciamo, con vari percorsi e a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato già da giovane, diciamo. Quindi è stato un percorso quasi da iniziatico che lui ha portato avanti con tenacia, utilizzando le proprie forze, ma anche appoggiandosi a determinate filosofie che hanno, diciamo, interagito con lui e riuscendogli a potenziare quello che è il rapporto mente-corpo, e questo gli ha consentito alla fine il successo. Io sono riuscita a leggerlo, è un libro molto interessante, soprattutto perché c'è in evidenza questo concetto di periferia. Io amo molto questo concetto perché non ha solo a che fare con un aspetto geografico o territoriale, ma anche con la periferia che c'è in ciascuno di noi e soprattutto di quella periferia che forse va sempre più riscoperta e dove giacciono i valori, quelli veri, quelli puri, quelli come dire, limpidi. Ecco, è un libro che, come diceva lei, mette in risalto degli aspetti importanti. Oggi invece la professione del medico com'è? Beh, oggi la professione del medico è una professione centrale, come lo è sempre in tutte le epoche, in tutti i luoghi, ma ancora di più in questo momento, in cui si è dovuta in qualche modo anche difendere da tutti quelli che sono gli attacchi, no, delle varie credenze, perché purtroppo oggi c'è un fenomeno che è quello che della ricerca delle informazioni senza andare a valutare le fonti, e questo è importantissimo e crea molti danni. Ma noi intanto volevo sottolineare che siamo una delle biblioteche del circuito Biblioteche di Roma, dell'istituzione Biblioteche e Centri Culturali, che sono 40 biblioteche disseminate su tutto il territorio di Roma. E oltre ad essere degli importanti punti di prestito, siamo dei centri culturali, quindi facciamo promozione della lettura tutto tondo. E proprio per questo ospitiamo eventi come questo, appunto, con una presentazione di un libro, sicuramente per noi un argomento, diciamo, insolito, perché è sulla storia di un chirurgo plastico di periferia, però sicuramente interessante, anche perché noi abbracciamo un bacino d'utenza, insomma, il più possibile vasto, diciamo. Ecco, in una zona molto vasta, anche al confine con le sedi universitarie, quindi raccogliete anche molti ragazzi. Assolutamente sì, purtroppo però i ragazzi spesso vengono per studiare e utilizzano la biblioteca più come luogo di studio piuttosto che come luogo appunto di prestito oppure di ricerca bibliografica, eccetera. Noi stiamo cercando di attirarli in qualche modo alle biblioteche di Roma, che sono poi biblioteche del quartiere, facendo dei progetti ad hoc per loro. Ascolteremo un notturno di Chopin, Franz Liszt in Festo Transfigurationis,
e Sibelius, una romanza dalla raccolta, diciamo, di pezzi opera 24 per pianoforte.